Ok, bello ragazzi, sono Ghisus e oggi riprendiamo con Mega Man Star Force 3. Ok, dovevamo andare nelle arene 20, penso io, dovresti andare a dirlo, penso che è tutto risolto, non vorremmo farlo infuriare, sì, va bene. Bel lavoro, Gio, anche se te la sei presa comodo. Dovevo sbrigarci ad andare nell'arena 20, grazie, io faccio tutto il lavoro e tu fai niente. Chase. Cosa sto facendo? Bene! Vince il torneo lotta onda di quest'anno AC EOS con il suo Wizard lotta Acid. Non ho mai visto così tanti veterani perdere così facilmente. Che performance strabiliante. Non è stato nulla di che. Nessuno può tenere testa a me ad Acid. Wow! Direi che mi sono giocato la carta vigore. È già finito! Siamo in ritardo solo di 10 minuti. Che cosa è successo? Lasciate che controlli le statistiche del torneo tramite pedire. Via. Puoi contare su di me, dammi un secondo. Incredibile! Cosa c'è, Pedia? Il wizard di quel tipo, EOS, ha eliminato 60 wizard di fila! Oddio! E per finire, non solo ha ricevuto un livello scontro S, ma ha vinto ogni match in meno di 5 secondi! Incredibile, com'è possibile? Quello non è un comune wizard. Che cavolo! Hanno detto che il nome di quel wizard è... di quel wizard è Acid, giusto? Che diamine pensa di essere? Posso dargli una lezione dove e quando voglio. Bene. Signore e signori, adesso è l'ora dell'evento principale. Il campione di quest'anno sfiderà il più grande eroe del pianeta. Wow. Chi è? Mega Man! Ah, ok, sono io! Lo stesso Mega Man che ha salvato la Terra ben due volte? Sì, ragazzi, perché nel secondo l'ho salvato un'altra volta. Vabbè, dettagli tecnici. Impossibile, è qui? Forza, Mega Man! Sta per arrivare, giusto? Oh, si mostrerà. E con tutta questa folla ormai in fermento non credo che possa tirarsi indietro. Non ho ragione, Geostellar? Cosa riveli la mia identità al mondo, va bene? Sembra che ci abbia messo con le spalle al muro. Davvero astuto. Cosa intendi fare, Geo? Non credo di avere molta scelta. Prendendo parte a questa cosa, indipendentemente dal risultato, otterremo la carta vigore più, di cui abbiamo bisogno. Perciò intendo partecipare. Interrompi la lotta se si mette male. Abbiamo bisogno di quella carta vigore più, ma non ne vale la pena se ti fai male. Non temere, andrà tutto bene, probabilmente. Bella autostima! Non pensare nemmeno per un secondo che possiamo perdere contro quel tipo. Sì, effettivamente, ho sconfitto Andromeda, ho sconfitto Cygnus. La scodifica! Mega Man! E io entro in scena così. Hell yeah! Sussurro. È davvero Mega Man! Bene. Sì, bene. Sembrano entusiasti nel vedervi. Nel vedermi. Sgranocchia, sgranocchia. Bene, sì. Ok. Finalmente ti fai vedere, ci hai fatto aspettare. Possiamo iniziare? Tutti stanno iniziando ad innervosirsi. Aspetta un minuto. Sì? Non capisco. Perché fare tutto questo solo per avere l'opportunità di scontrarti con me? Sta per verificarsi qualcosa di terribile. Ho bisogno di sapere se hai davvero la forza di fermarlo. Quindi dovrò scontrarmi con il tuo wizard? Sì, per questa volta. Questa volta? Lo capirei molto velocemente, quindi diamoci dentro. No, di nuovo, no! E di nuovo il sistema di sicurezza? Un altro malfunzionamento? No, è successo qualcosa. Attenzione, visitatori dello Speaker Man. All'interno dello Speaker Man è stata accertata la presenza di un wizard fuori controllo. Siate pregati di dirigervi... Siate pregati di... Ce la posso fare. Siate pregati di dirigervi il più velocemente possibile nell'area di sicurezza. Gente, mantenete la calma. Fin quando non lasceremo quest'area saremo sicuri. Un wizard è fuori controllo. Non ho mai sentito di una cosa del genere prima. Dobbiamo fermarlo. Andiamo bene. Facciamola a pezzi. Migliaia di sicuramente più. Temerario. Sembra proprio che dovremmo rimandare il nostro piccolo test. Cosa facciamo, Ace? Chi è questo? Naturalmente abbiamo anche noi. Ok, sì. È l'occasione buona per vedere l'abilità di Mega Man. Ricevuto. Mi piacciono quei due lì, non so perché, ma niente. E tu chi diamine sei? Eda! È davvero fuori controllo! Ragazzi, è tempo di dargli una bella lezione. Non mi piace l'idea di scontrarmi con un wizard, ma è la nostra sola opzione. Lotta onda, in onda! Ok. Ma quanto sei brutto! Sì! Sì, vai così, perdo vita, ma tanto chi se ne frega, io ti esco, uno, via, morto, via, è un nemico di là. 100 zeni, va bene, mi va.
bastano. Ho fatto veramente schifo. Sembra che sia tornato allo stato normale. Era bello tosto, eh? Ma perché è andato fuori controllo? Non ho mai sentito di una cosa simile prima d'ora. Che hai te? What? No! Cosa? Sembra che non ne voglia, che ne voglia ancora. Non preoccuparti, mega man. E cosa? No, stai indietro, Ace. Capisco che tu sia forte e tutto il resto e che abbia un wizard. Stai dietro, Ace, sei troppo pericoloso. Non sottovalutarmi, mega man. Il mio wizard non è una schiappa, fidati. E no! Andiamo, Acid. Wizard on. C'è figo il suo wizard, quello sì che è bello. È lui, Acid. Obiettivo agganciato. Emissione sentenza. Emissione sentenza. Pendente condanna. Che cavolo ha fatto? Oh. Ace, missione compiuta. Bel lavoro, Acid. Situazione risolta, eh. È stato così rapido, non sono riuscito a vedere nulla. Eh? È una carta. Cos'è? Quella è una carta dalla gioco? È caduta da quel wizard fuori controllo. Questa carta... Finalmente hanno giocato la loro mano, eh? Così sembrerebbe. Ma di che parlate? Qua sembrano di sapere tutti tutto... Tutto, tutti, tranne me. Chi? Certa gente pericolosa. Va bene. Sì... Ah no, no! Vi siete presi la carta, vi siete presi. No, mi serviva. È una prova. Sapete cos'è una prova? Vabbè, c'è gente strana. Mega Man è un vero peccato che non ci siamo potuti affrontare. Non vedevo l'ora di quel momento. Che ti credi di essere? Pensi di poter parlare in quel modo solo perché hai vinto quel torneo pieno di bivelli? Stavo solo esprimendo il mio rammarico. Immagino che non sia molto importante. Comunque avrei vinto. Ma no, ma dai! Non puoi parlarmi in quel modo. Facciamo questa cosa, proprio qui, proprio ora. Ragazzo, forza, dobbiamo dare a questo tipo una bella lezione. Ti prego di ignorarlo, Ace, è un po' aggressivo per un wizard. Perché sei così calmo? Acid, dovresti cercare di calmarti anche tu, ok? Capisco che vuoi tenere viva la competizione, ma non è il momento giusto per farlo. Scusami, Ace. Non volevo, stuzzicavo solo uno spaccone come Omegaxis. Ah! Adesso te la stai andando proprio a cercare. Oh, vero. Come promesso, ecco qui la carta vigore piena. Ehi, ho ottenuto la carta vigore, fin fine. Ho la sensazione che ci rivediamo di nuovo. Fino ad allora, attendo con ansia il nostro prossimo incontro, Omegaxis. Tappati quella bocca e togliti dai piedi. Ok, decisamente nel 3 è molto più bello parlare con Mega. Mi chiedo chi siano. Ah, a meno abbiamo quello che volevamo. Torniamo da Prez e dai ragazzi. Sì, meglio fare così. Chi sono quegli stranizi? Non li conoscete? Sono un'unità speciale della polizia di Satella. Non ho alcuna idea di cosa tu stia parlando. Sono un'organizzazione sotto il diretto controllo della WAZA. Cos'è la WAZA? WAZA, un'organizzazione che sovrintende la tecnologia spaziale. Un tempo era noto come NASA. Ok. Si occupano dell'ondata di crimini collegati alle onde M dovuti alla diffusione del Wizard e delle onde reali. Solo i più abili ed esperti membri possono farne parte. Sta parlando con Ace. Stai bene, Osso? Scusa il ritardo. Non preoccuparti. La cosa importante è che il wizard fuori controllo ha perso la carta. Sembra che non siano decisi a fare la loro mossa. Sembra che si siano decisi a fare la loro mossa. È davvero così, eh? Quel wizard fuori controllo ha fatto alzare a picco il livello del rumore. Quello era il loro intento fin dall'inizio. Siamo stati raggirati. Presto o tardi accadrà la stessa cosa da qualche altra parte. Oh, vero, Eos, sei riuscito a lottare contro Mega Man? No, stavamo per scontrarci quando improvvisamente è avvenuto l'incidente. Ah, immagino che non sia un problema. Per adesso manterremo la nostra sorveglianza su GeoStellar. Quindi Ace fa parte della polizia di Satella. Cosa stanno facendo? Ok, abbiamo fatto fuggire. Non ci credo, dai. Woody, abbiamo trovato la carta di Gora più. Davvero ne avete trovata una? È un miracolo! Grazie mille! Scusate, ti giuro, devo toccare la carta di cuore per darla a Woody. Già consegna la carta di cuore più a Woody. Sono senza parole. Non serve che tu...
Non serve che tu dica qualcosa. Non serve che tu dica qualcosa. Ma sarei onorato se avessi il vostro voto alle prossime elezioni. Non mi sembra molto come dimostrazione di riconoscenza, ma se significa così tanto per te, lo faremo. Bene ragazzi, ora che abbiamo la carta è tutto ciò che dobbiamo fare è inserirla. Forza. D'accordo. Ok. Sì, ma ragazzi, manca la testa del razzo, cioè era ancora smontato il pezzo iniziale. Ok, l'avete finito, va bene. È fatto! Dopo tanta fatica il nostro razzo è ultimato. Sì! Progettiamo di effettuare la cerimonia di lancio domani. Sarei onorato di avere i membri di uno del prezzo come conduttori. Ne saremo onorati! Non vedo l'ora. Fai del tuo meglio, Magnus. Fai del tuo meglio, Magnus. Sembra una sciolina. Sì. Bene, allora ci vediamo domani sul tetto. Beh, direi che fila. Buona idea. Cercate di andare. Cercate di andare a tutti a letto presto stasera. Ricevuto. Ok, ci vediamo domani. Buon non arrivare tardi. E Magnus sta ammirando il razzo. Sì, domani finalmente andrò nello spazio. Non vedo l'ora. Mi dispiace, ma il tuo sogno non è destinato a realizzarsi. Che va là? No. Oi, tu sei. Voi due siete quelli dell'inizio e tutti ho visto anche Speak Man. Sì? Fate paura, chi siete? Come siete entrati qui? Così è razzo ad essere il prossimo obiettivo dopo la Speak Man, eh? Sorellona, sei davvero grande. Cosa state combinando? Siamo venuti a darti un regalo. Qualcosa è fatto dal nostro capo. È chiamata carta rumore. No, no, no. Oh, che cos'è? Una carta da gioco? È una carta che fa andare fuori controllo gli Wizard. Ti conferisco il titolo di picchia. What? Ah! Perché il titolo di picchia? Ah, perché è una carta da gioco, ho capito adesso. Ah. Magnus di picche, arrenditi ai tuoi istinti primordiali. Getta questa scuola nel caos più totale. Ok. No, stava andando tutto così bene. Perfetto, tempo di andare. Sbrighiamoci laggiù nel tetto della scuola. Tra non molto dovrebbe esserci il lancio. Ok ragazzi, però nel frattempo noi ci fermiamo qua. Quindi se il video vi è piaciuto lasciate un commento, mettete un mi piace, iscrivetevi e noi ci vediamo al prossimo video. Bene ragazzi. Da qualche parte mi incontro. Ma davvero? Ma LOL, mi sono perso. Ma ho trovato qualcosa per cui valeva la pena perdersi. Ragazzi, trovati in live, non avete più scuse. Quanti sono? 6? 7? 8? 8 diamanti. Quindi ragazzi, i primi diamanti della serie trovati completamente a caso.